Gli occhiali per la mountain bike sono utilissimi, non tanto durante le salite, dove io normalmente uso toglierli per evitare che il sudore coli sulle lenti, ma in pianura ed in discesa sono indispensabili, per evitare irritazioni causate dal vento e che polvere, mosche e moscerini vi entrino negli occhi. Alcuni prediligono occhiali di poco costo, ritenendo che non sia affatto indispensabile spendere soldi per occhiali che vadano oltre i 70 euro. Altri invece ritengono che le lenti di bassa categoria non proteggano sufficientemente dai raggi UV e alla lunga potrebbero provocare danni agli occhi. Noi mountain bikers dobbiamo sempre pensare alla massima protezione in caso di cadute. È molto importante quindi che l'occhiale non si rompa nel caso in cui la faccia dovesse andare a sbattere sul terreno. Evitate quindi occhiali con angoli acuti e preferite montature morbide e deformabili. Una nota rivista di mountain bike di lingua tedesca ha pubblicato tempo fa un test condotto su 13 paia di occhiali, tutti fotocromatici e dal costo diverso, ed in questo video andremo a scoprire l'occhiale che ha preso il miglior punteggio. Prima però vorrei ricordarvi che mtbtshop.com è un portale di compravendita completamente gratuito, dove potrete pubblicare un numero indefinito di annunci di vendita relativi al mondo del ciclismo o cercare articoli ed accessoristica di cui siete alla ricerca. Per ogni paio di occhiali è stato testato il peso, il filtro UV, l'adattabilità della lente per la luce notturna, il comfort, l'ampiezza del campo visivo, la protezione al vento, l'antigraffio e la dotazione fornita. Ad ognuno è stato dato un voto da 1 a 5, dove 1 era il minimo ed il 5 il massimo dei voti. Il test ha rivelato che tutti gli occhiali forniscono la massima protezione contro i raggi UV. Tutti sono risultati comodi, ma solo 4 modelli su 13 sono risultati particolarmente efficaci al test antigraffio. Ed andiamo ad iniziare. Al 13° posto troviamo un occhiale Adidas da 265 euro. Decisamente un ottimo occhiale, ma che purtroppo ha fallito il test antigraffio, dove ottiene una sola stellina. Voto complessivo 54 punti. Al 12° posto troviamo Rose, con il suo PS07 Photochronic da 65 euro. Ottimo comfort, dotazione e peso, ma ancora una volta il test antigraffio non è dei migliori. Voto complessivo 62 punti. 11° posizione, un occhiale BBB Full View da 120 euro. Molto leggero, pesa solo 27,9 grammi, ottima dotazione e campo visivo, ma anche per questo occhiale il test antigraffio non è stato dei migliori. Voto complessivo 64 punti. 10ª posizione, Oakley Flight Jacket da 252 euro. Eccelle quasi in tutto, tranne che per il peso e ancora una volta per l'antigraffio. Voto complessivo 66 punti. 9ª posizione, Scott Lip LS da 120 euro. Ottima dotazione come peso e protezione al vento. Qualche stellina in meno per l'antigraffio, campo visivo e comfort. Voto complessivo 68 punti. 8ª posizione, Gorify G4 Radical Nano da 200 euro. Ottiene un voto spettacolare per l'antigraffio con ben 5 stelle, però le 3 stelle ottenute per comfort, campo visivo e peso lo posizionano in 8ª posizione, anch'esso con un voto da 68 punti. 7ª posizione, Rudy Project Tralix da 220 euro. Eccelle quasi in tutto con 4 stelle, tranne per l'antigraffio dove ottiene solo 3 stelle. Voto complessivo 72 punti. 6ª posizione, Shimano S-Fire X1 PL 160 euro. Ottimo occhiale, ottiene in quasi tutto 4 stelle. Una stellina in meno, solo 3 invece per il comfort. Voto totale 72 punti. In 5ª posizione troviamo Uvex Sport Style 706 V. Da 120 euro. All'infuori del campo visivo, dove ottiene solo 3 stelle, fa un bel bottino di 4 stelle su tutte le altre particolarità. Voto totale 74 punti. In 4ª posizione troviamo Casco SX61 Vautron da 110 euro. Primeggia per l'antigraffio con ben 5 stelle, un po' meno per campo visivo e dotazione dove ottiene solo 3 stelle. Voto complessivo 76 punti. Ed entriamo in zona podio, dove troviamo Swisseye Icon 3.0 da 180 euro. Occhiale spettacolare per l'antigraffio, 4 stelle quasi dappertutto, all'infuori del comfort dove ottiene 3 stelle. Voto complessivo anch'esso 76 punti. In seconda posizione Alpina S-Way QVM Plus da 200 euro. Un occhiale che sembra essere comodissimo, 4 stelle dappertutto, all'infuori dell'antigraffio dove ottiene 3 stelle. Voto complessivo 77 punti.
Ed al primo posto troviamo un altro occhiale Alpina AE5HR DL Plus da 120 euro. Il primo occhiale ad aver ottenuto 5 stelle per due categorie, quella dell'antigraffio e del peso. Solo il comfort ottiene 3 stelle, mentre tutti gli altri 4 stelle. Voto complessivo 78 punti. Diciamo che non esiste un paio di occhiali perfetto per tutti, perché la scelta è soggettiva in base ai gusti, la comodità e dal fatto che ogni essere umano percepisce un bagliore diverso. Per quanto mi riguarda, uso un occhiale Uvex Sport Style 611 DL con lenti fotocromatiche e con protezione UV al 100%. Gli occhiali sono ventilati e anti-appannamento. Non ho idea di quanto sia la resistenza ai graffi, ma il prezzo è veramente abbordabile, solo 38 euro. Il link dei miei occhiali, più quelli trattati nel video, potrete trovarlo in descrizione. E con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!